Allora, buonasera, benvenuti. Siamo qui. Presentazione ritorno di Mister Acori, che conoscete molto bene. E faccio così qualche piccola premessa, e poi dopo eventualmente sono a disposizione per altre domande, ma lascerei poi lo spazio al Mister. La cosa più importante, insomma, abbiamo deciso di cambiare allenatore. Le motivazioni sono purtroppo abbastanza evidenti, perché i risultati sono quelli che sono. Colgo l'occasione per ringraziare il mister Brevi, che oltre secondo me ad essere un tecnico preparato è una persona per bene, e gli auguro ogni successo. La valutazione che abbiamo fatto, che credo che questa squadra in questo momento avesse bisogno di altro. Io ho avuto già l'opportunità di conoscere il mister precedentemente, sia per quello che lui rappresentava a Rimini, poi anche per l'opportunità, insomma, di conoscerlo personalmente, di parlare un po' di calcio, e quindi mi ha trasmesso subito qualcosa di importante. Quindi nel momento in cui purtroppo sabato c'è stata l'ennesima sconfitta, abbiamo fatto una riunione con il direttore, abbiamo deciso di fare un cambiamento, e poi come sapete le decisioni poi vengono affidate al direttore sportivo. Ha fatto una riunione con il mister e ha deciso di definire in positivo questa trattativa. Voglio fare un paio di precisazioni. Ora, ovviamente, quando le cose vanno male è normale che ci siano le critiche, ed è giusto che ci siano, però insomma un po' di chiarezza la voglio fare. Innanzitutto, la totale fiducia nei confronti del direttore sportivo Pastore. Visto che giustamente quando le cose vanno bene magari uno può essere un po' esaltato, quando le cose vanno meno bene può essere un po' criticato, ma quello che colgo l'occasione per dire, visto che magari è il momento in cui le cose possono andare meno bene, che noi siamo un gruppo molto unito, e Ivano ha la totale fiducia della società, e Ivano resta a Rimini finché ci sarò io o finché vuole andare via lui. Quindi ha la totale fiducia incondizionata, e sono straconvinto che saprà trovare tutte le soluzioni alle problematiche che abbiamo. E un'altra cosa che voglio chiarire è il mercato, perché giustamente avete commentato il fatto che fino ad oggi il mercato di Rimini è stato fatto solo di uscite, e la precisazione è che in questa decisione non c'è nulla di casuale. Proprio puntando sulla capacità del direttore di riuscire a fare l'uscita in un momento in cui il mercato purtroppo lavora quasi sempre sui scambi, abbiamo deciso di cercare di lavorare proprio in una maniera diversa, quindi liberarci da una parte di ingaggi, una parte di numero di giocatori, in maniera da poter lavorare in entrata con una possibilità di scelta più ampia, visto che c'è sicuramente prendere un giocatore secco c'è sicuramente molta più facilità. Sicuramente a livello tecnico è inutile nascondere che non siamo contenti, cambieremo tanto, arriveranno molti giocatori, comunque tanti, se non, anche se una precisazione la voglio fare: noi non siamo partiti per vincere il campionato, questo l'abbiamo detto il primo giorno, noi siamo partiti per mantenere la categoria. Ieri ho sentito parlare che c'è bisogno di fare un miracolo. Noi siamo a 3 punti dalla salvezza diretta, e oggi l'obiettivo di questa società non è vincere il campionato, quindi questo è chiarire. E quello che invece mi auguro, e sono sicuro che con il lavoro del direttore e con il lavoro del mister riusciremo a fare, noi quello che dobbiamo rifare è restituire un approccio diverso a quello che è giocare in Rimini, perché purtroppo a me del girone d'andata non mi è piaciuto niente, o quasi niente, proprio per il modo che noi abbiamo di giocare le partite. Quindi le qualità evidentemente i giocatori ce l'hanno, ma purtroppo evidentemente non siamo riusciti tutti quanti a metterle sul campo. Quindi lavoreremo sodo, siamo, devo dire la verità, dispiaciuti ma sereni. Faccio un grande in bocca al lupo al mister, mi raccomando mister, siccome mi hanno tutti criticato che il terzo allenatore basta, perché io no, perché più che altro ho finito i soldi, il quarto allenatore non lo posso prendere, quindi mi raccomando, Don Bertonato al mister. Buonasera, ha detto già un po' tutto il Presidente, io lo ringrazio per le parole che ha speso nei miei confronti. È chiaro che a questo punto della stagione non immaginavamo potessimo trovarci una situazione del genere, fermo restando che, come diceva il Presidente, la squadra era stata costruita per salvarsi.
e siamo in una linea di galleggiamento che è quella, essendo a 3 punti. Però è chiaro che da determinati giocatori ci aspettavamo di più, come immagino molti di voi magari si aspettassero di più il giorno in cui li abbiamo presi. Però siamo qui, se siamo in questa posizione degli errori sono stati fatti. Per quanto riguarda il mister, dico soltanto una cosa: la nostra priorità quando abbiamo cominciato questa stagione, giusto per essere coerente, era quella di avere un programma, partire con un allenatore giovane che potesse seguirci e noi seguire lui in un percorso di crescita. Ci siamo accorti che siamo dovuti tornare indietro al nostro cavallo di battaglia, che è il senso di appartenenza, e credo che il mister Agori, come senso di appartenenza per questa maglia e per questa città, sia l'emblema, e quindi la scelta è ricaduta su di lui. Sapendo quanto lui ami questi colori, quanto lui ami questa città, sicuramente il mister saprà cosa deve fare. Avevamo già idea, prima che arrivasse il mister, di fare qualcosa sul mercato. Ci siamo presi 24 ore, giustamente, perché le cose vanno condivise adesso con il nuovo allenatore. Credo di aver detto un po' tutto e do il benvenuto al mister, sperando che quello che cominciamo insieme possa essere un mini torneo che ci porti a raggiungere il nostro obiettivo, che, lo ripeto, è quello della salvezza. Innanzitutto buonasera a tutti. Che io ho preso al volo questa opportunità di ritornare a Rimini, perché Rimini mi è rimasta nel cuore e perché da queste parti sono convinto di poter dare ancora di più, perché tra l'altro mi trovo bene nella città, mi trovo bene con gli abitanti di Rimini, con le persone, e quindi quando stai bene anche fuori dal campo riesci a dare anche qualcosa in più. È una situazione certamente non bella, perché dobbiamo lottare per venire fuori da questa classifica che è brutta. Però i ragazzi devono riacquistare la fiducia che ci vuole per giocare bene a calcio, perché è una squadra, io l'ho vista anche qui contro l'Ancona era terza in classifica, dopo ha perso in casa col Siena, però ho visto che il Rimini ha giocato alla pari dell'Ancona e per 15 minuti, 20 minuti, i primi 20 minuti del secondo tempo ha giocato veramente un gran calcio. Quindi è una squadra che ha la possibilità di far bene. Soltanto ripeto che senza entusiasmo, senza fiducia nel calcio è difficile poi far bene nei 90 minuti, poi far bene per delle spezzoni di partita. Io ho visto anche la partita di Arezzo, se c'era una squadra la prima mezz'ora che doveva e poteva vincere era sicuramente Rimini. Dopo è venuta fuori questa punizione che tra l'altro mi hanno detto che avevano provato anche, che avevano studiato durante la settimana, e l'espulsione poi di Andrea Signorini, che sicuramente ha complicato moltissimo la partita. Però anche lì Rimini aveva giocato una buona gara. È una squadra che, come siamo d'accordo con la società, ha bisogno di qualche innesto, perché ha bisogno di qualche giocatore importante, di qualche giocatore esperto della categoria e di qualche giocatore pronto a giocare, pronto a scendere in campo. E ripeto, anche perché nel girone di ritorno è anche un altro campionato, si rinforzano tutte le squadre, quindi anche noi, come siamo d'accordo con la società, ci rinforzeremo, ma soprattutto oltre ai rinforzi dobbiamo e devono migliorare i ragazzi che restano qui, che stanno qui, perché ripeto, sono dei giocatori giovani, sono dei giocatori che hanno le potenzialità, le qualità per fare bene. Sicuramente il nome Agori è legato alla esperienza, alla vincente. È facile non pensare a quell'esperienza lì, particolare, un po' più irripetibile. Oppure c'è anche qualcosa da portare? Come tutte le esperienze c'è sempre qualcosa da portare, però quella è stato un periodo eccezionale per tutti, ma è passato. Io mi calo sull'attualità, sul presente, e certamente so che è tutta un'altra cosa, ma
ma è un'altra situazione. Sarei sciocco se mi guardassi indietro, io non mi sono mai guardato indietro, ho avuto delle esperienze molto positive, qualche esperienza negativa, ma anche le esperienze negative mi hanno aiutato a migliorare, perché poi quando si impara qualcosa dall'esperienza anche negative, si migliora sempre e arricchisce il bagaglio di un allenatore. Io mi devo calare nell'attualità, nel presente, non posso stare a vedere, ripeto, non mi sono mai guardato indietro, e lotterò come ho sempre fatto in vita mia, perché io, voi lo sapete, sono uno che si è fatto nel bene e nel male da solo, ho sempre deciso con la mia testa, non ho mai voluto procuratori, non ho mai voluto padrini, e io vado avanti con la mia testa, con la mia idea di calcio, e quindi sono pronto, so che, ripeto, che è una cosa non facile, perché tutti lotteranno ancora di più, non solamente noi, ma noi dobbiamo lottare e dobbiamo giocare un calcio piacevole, un calcio che dà risultati e dà autostima, perché se giochi bene poi aumenta anche la fiducia dei ragazzi. Scusami, al di là del fatto dei ricordi, no? Dell'amore che hai verso Rimini, dopo l'esperienza avuta a Gubbio lo scorso anno, che cosa ti ha portato ad accettare Rimini? Ma l'esperienza dell'anno scorso mi è servita, perché ci è servita a tutti, perché quando tu pensi che comunque ti sei salvato e molli un attimo e non hai più obiettivi, poi cadi e per rialzarsi non ci riesci più, perché hai staccato un po' la spina. Quindi, ripeto, è un'ulteriore esperienza e un ulteriore bagaglio che mi servirà anche per questa avventura di Rimini. Mi auguro che la squadra, ma sono convinto che la squadra può crescere, che la squadra possa giocare meglio, e soprattutto dobbiamo aumentare nei gol fatti, perché ne facciamo pochi per le potenzialità del gioco che può esprimere la squadra. E poi bisogna stare più attenti nella fase difensiva, perché qualche volta si prendono un po' troppi gol che magari danno calci piazzati. Siamo una squadra che abbiamo preso tanti gol da palla inattiva. Sì, ti è dispiaciuto questo zitto? Ti è dispiaciuto che sia andato via il chiudo? Beh, sicuramente mi è dispiaciuto, perché Adrian mi lega un rapporto particolare, ma dopo, se restava come tutti gli altri, si doveva meritare di giocare. Per due cose, il presidente e il direttore sportivo hanno parlato di diversi giocatori che arriveranno, per una roba che cambierà molto. Quanto è meglio questo per un allenatore che arriva a poter lavorare anche con una squadra che non rimane in quello? Poi, da chi ti farai dare, cosa hai chiesto a te in determinati ruoli, ma come prima hai visto varie volte, e da chi ti farai dare una mano, come è stato? Io ho parlato con Ivano e mi sono confrontato e ho detto le necessità, secondo me, della squadra e le caratteristiche dei giocatori che sempre secondo me servirebbero. Poi Ivano è il direttore sportivo e sono convinto che centrerà gli obiettivi. Io do le indicazioni e dopo bisogna vedere la società e bisogna vedere se il direttore sportivo, non perché per l'abilità magari, però perché magari un giocatore non vuol venire, ci sono tante, il mercato c'ha tante anche difficoltà, magari tu stai su un giocatore che ci stanno altre squadre, però siamo in sintonia su quello che serve, sia con la società, col presidente, che con Ivano, col direttore. Secondo Mastro Nicola, poi riconfermato l'allenatore Nicola, l'allenatore dei portieri, adesso il preparatore, vedremo. No, o resta Martinelli oppure... Queste sono cose che competono alla società. Mister, pensando al presente, per domenica, già in mente un mondo estremamente fatto, anche qui si parla di giocatori che potrebbero arrivare, però pensando a quelli che attualmente in gioco adesso, una base di partenza, difesa 4,
la testa mia è su quelli che ho. E sono arrivato oggi, ho fatto il primo allenamento oggi, adesso non, ancora non ho un'idea naturalmente. Ho un'idea perché ho visto 3-4 partite sullo schieramento che posso adottare, però la certezza è dei quattro difensori, però Signorini è squalificato e bisogna vedere perché Di Maio è in uscita, quindi devo vedere un attimino chi mettere al fianco di Martinelli. Ma oggi bene, cioè vedendoli da fuori mi ha dato l'impressione che alla prima difficoltà non ci sia questa reazione feroce che serve per rimontare, che serve in questa categoria, che è una categoria dove c'è grande ritmo, dove tutti vogliono naturalmente far bene per anche per farsi vedere, per salire di categoria. E quindi la C è sempre, tutte le partite sono battaglie, e poi con i play-out che 5 squadre sono insomma impelagate nella lotta per la retrocessione, e quindi vuol dire che la lotta racchiude insomma 7-8 squadre, e quindi bisogna essere soprattutto anche psicologicamente forte, bisogna avere una grande grinta, una grande determinazione, perché questo è un campionato così. Poi quest'anno ci stanno anche un po' meno giovani rispetto agli altri anni, e quindi è ancora più difficile. Il livello secondo me è cresciuto rispetto all'anno scorso. Scendete un po' nei personaggi, quindi nei ruoli di grosso modo, di carattere. Beh, adesso. No, adesso vediamo, ma no. Adesso te devo dire pure tutti i ruoli così. Cioè, come dice la società, c'è bisogno di qualche innesto. Naturalmente andate via anche delle persone, che erano esperte, che però non sono riuscite a dare magari quello che potevano e che c'era l'aspettativa anche che potevano dare, e quindi dovremmo prendere delle persone esperte che aiutano anche i ragazzi a crescere. Ma si sta lavorando perché il mister da mercoledì possa avere a disposizione un paio di calciatori, sicuramente un centrale difensivo e un centrocampista. Abbiamo un accordo di massima già con loro, però è chiaro che mancano dei dettagli. Dovrebbero non esserci problemi sul condizionale, perché di solito fin quando uno non firma non può dire che è suo, però un difensore e un centrocampista potrebbero... Ho sentito Manuel Cedino che molto probabilmente buttate sulla canna, sui giornali della canna, non ricordo come cazzo che non è. Uccellino di Del Piero, tu hai l'uccellino di Del Piero, eh. Sì. Sì, c'è questa possibilità, aspetta al giocatore. Aspetta al giocatore decidere, la disponibilità del Pavia c'è a farlo venire qua, abbiamo parlato stamattina, tanto oramai ci troviamo. Aspetta Giovanni decidere, se ha piacere di ritornare. Potrebbe essere una cosa che si concretizzi domani o dopodomani. E allora, se lui ha questo grande piacere, potremmo essere a posto. Ci siamo un po' dati in tutte le situazioni a tutt'oggi, quando siamo di Maio, Mazzocchi. Sì, Mazzocchi andrà al Parma, Di Maio non credo che vada a Caserta, perché... Esatto, va andare al Gubbio. Poi perché... Avrebbe dovuto aspettare questa destinazione, il Gubbio ha fatto un'offerta buona, come diceva prima il Presidente, a noi sinceramente conviene anche che facciamo un'uscita secca in modo che abbiamo la possibilità di scegliere il giocatore che dobbiamo prendere, perché il mercato purtroppo ti impone quasi sempre di fare scambi, e quindi Roberto penso che stasera definirà la sua posizione con noi e poi andrà domani, raggiungerà la nuova squadra. E in virtù di questo dovrebbe esserci l'arrivo del centrale per mercoledì e di Giovanni se dovesse decidere di venire. Presidente,
Do io. Se dei contatti precedenti. Vado io presto. No, precedenti no, non c'è. C'è stata questa scena che abbiamo parlato di tante cose, ma di calcio del Rimini per niente. C'è stata una scena che c'era il desiderio di conoscersi da parte di tutte e due. No, no, ma è un po' quello che ha raccontato il presidente, cioè si erano incontrati prima di Natale, ma un bel po' prima di Natale per conoscersi, poi purtroppo sabato quando le cose non sono andate come ci aspettavamo, il presidente ha fatto una riflessione, ci siamo visti con il presidente e con Angelo, ha spiegato anche i motivi per i quali Agori potesse essere la persona giusta, ci ha trovato d'accordo e diciamo è stata fatta così, velocemente. Si è parlato di centrocampista e difensore, il mister prima parlava di qualcuno che aspetta dietro la palla, no? Gli attaccanti ne hanno qualcuno nel mirino o vengono riconfermati quelli che abbiamo? No, Polidori resta sicuramente, Gigi Della Rocca stiamo un attimino parlando, può essere che Gigi trovi un'altra soluzione, ma attaccanti si sta parlando con un paio di giocatori. Chiaro che, lo ripeto, il mercato purtroppo in questo momento ti costringe a fare scambi e quindi prendere ciò che ti danno o temporeggiare e prendere quello che tu vorresti. Molte volte quello che vuoi fare non combacia con quello che poi farai, però noi proviamo a prendere quello che vogliamo e non quello che magari ci danno gli altri. Sì, devo dire che l'accoglienza è stata veramente eccezionale, io ieri il telefono ce l'ho avuto sempre occupato, veramente, ma la responsabilità c'è sempre, quando vai su una squadra c'è sempre, tanto più a Rimini perché io sono venuto a Rimini per fare bene, non sono venuto a Rimini per fare una passeggiata, quindi darò tutto me stesso e caricherò nel modo che ritengo migliore la squadra per centrare appunto l'obiettivo della salvezza, anche perché è una cosa importante, perché stare nei professionisti è una cosa eccezionale e una piazza di Rimini merita sicuramente questo e altro. La domanda che vuole rispondere a... Perché guardi me? No, devo essere sincero, la prima volta che ho chiacchierato col mister non ha proprio parlato di questa cosa e gli fa onore, perché oggi per quello che lui rappresenta a Rimini, che ha fatto, credo potesse fare qualsiasi richiesta. Chiaro che abbiamo discusso per questo mini torneo, però credo che quando questo mini torneo ci porterà a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi, e poi si potrebbero aprire altri scenari, giusto mister? Siamo sul mini torneo. Una cosa per volta, io non ho mai firmato per più anni, sempre fatto un anno per volta. Allora, soltanto una curiosità, sì. Perché quando è stato esonerato Pani non avete pensato direttamente a lei? E in virtù di quello che dicevo all'inizio, noi pensavamo comunque di fare questo progetto un allenatore giovane, Brevi comunque un allenatore giovane che aveva fatto bene in piazze importanti, poi purtroppo quando ci siamo resi conto che la situazione stava precipitando, come sarò ripetitivo, ma siamo tornati al nostro cavallo di battaglia, che è quello del senso di appartenenza. E il mister, che il presidente aveva già incontrato precedentemente, quando l'ha proposto è stato ben accetto come no. Sono allenatore giovane, che mentalmente sono molto giovane. Scusa mister. Tempismo, praticamente eravate un pochino più soddisfatti del rinvio di fine anno solare, cioè chiamare un allenatore magari avere un periodo della sosta per lavorare deve essere importante. Diciamo che qualcosina di meglio. Ma io credo che la partita dell'Aquila e quella con l'Ancona aveva dato una certa dimensione che la squadra, determinati segnali la squadra l'aveva dati. E quindi avevamo deciso di non
di non fermare questa crescita che magari potesse, e questa crescita potesse continuare a manifestarsi anche nella partita di Arezzo, cosa che purtroppo non c'è stata. Purtroppo quando le cose non vanno come devono andare, a pagare sono sempre gli allenatori, è brutto dirlo, però è una triste verità. E Brevi ha pagato questo. Adesso abbiamo voltato pagina con il mister, e, lo ripeto, saremo tutti concentrati, ognuno per i nostri compiti, per raggiungere l'unico obiettivo che ci siamo prefissi, è quello della salvezza. Come sono andato io, ho trovato identico la sala stampa e voi. Perché con piacere l'ho trovato sempre uguale. E poi è cambiato tutto, è cambiato i spogliatoi, è cambiato il campo, il terreno, quindi. Ma in meglio. Però ripeto, io non mi porto dietro nulla, anche se è stata una cosa eccezionale, ma me la tengo per me, e sarebbe sbagliato se facessi riferimento a prima. Sarebbe nostalgia e non mi porterebbe né vantaggi. Questa è una situazione nuova, con una squadra nuova, con una società nuova, e il pubblico, certo, io mi auguro che ci sia tanto vicino, anche perché anche per il mio arrivo, sono sincero, non dico una cosa con presunzione, però al pubblico poi bisogna dare una risposta positiva sotto il lato dei risultati, sull'impegno in campo, e quindi ci aspetta un compito arduo, ma un compito che possiamo fare e fare bene. Sì, mazzo per la grinta, per dare la grinta è l'ideale. Ma ho parlato poco perché mancava Martinelli, Riccardo, il capitano, e mancava Gigi Della Rocca, quindi ho parlato poco. Ho parlato 5 minuti, domani quando sono tutti parlo, ma più che parlare devo lavorare e lavorare bene. Ma quando ti è arrivata la chiamata del momento, ti pensavo, non scherzo per cosa? No, non scherzo no. Ho pensato che era arrivato il momento di ritornare, e che forse era anche andato via anche dopo 6 anni, anche se ero stato 6 anni, un anno prima di quello che dovevo fare. E ho pensato che io ho una grande passione per questo lavoro, ho pensato che finalmente tornavo a lavorare. Ma io non so uno che si porta dietro i giocatori. Sì, ma dopo, ecco, sono sempre confrontato con le società, con la società dove lavoravo e dove lavoro adesso, sono sempre confrontato anche su quello che si può prendere. Certamente se venisse Giovanni la Camera, conosco come giocatore, non si discute, e sono convinto che qui può dare il meglio di sé. No, altri che hanno giocato, che ho avuto, non ci sono. Andanoci il consiglio, ma ci abbiamo Anacura, che farà carriera pure Anacura, pure Francesco. Cambiare qualcosa a livello di questi anni, cambiare in società, varie squadre, categorie, vogliono giocare, al di là di qua? Sì, ma io ho fatto, per esempio, quando sono venuto a San Marino, ho fatto 4-3-3 perché c'erano tre attaccanti forti, uno coda fortissimo, e secondo anche quello che trovo. Ho provato qualche volta anche la difesa a 3, però come tipo di gioco mi piace più la difesa a 4, perché vieni meglio fuori con la palla, e anche didatticamente puoi insegnarla meglio, però tranne la difesa, escluso insomma il reparto difensivo, poi ho cambiato anche moduli secondo i giocatori bravi che avevo. Preparando la presidente.
nomina consigliere di Lega. Quali sono le sensazioni che hai provato in quel momento? Mi sembrava che arrivati sicuro, insomma, della nomina. Per cosa voterai? Ma devo dire la verità, vabbè, è stata una bella emozione. Più che altro inaspettata nei numeri, perché comunque sono stato consigliere di Lega che ha praticamente preso più voti di tutti, e questa cosa mi ha molto sorpreso, perché comunque essendo in Lega da pochissimo non me l'aspettavo. Credo che si debba lavorare su comunque un forte cambiamento delle regole in generale della struttura della Lega Pro, perché si chiede alle società una grande precisione: se si pagano gli stipendi un'ora in ritardo si prendono punti di penalizzazione, blocco dei contributi, deferimenti, e magari a 5 giorni dall'inizio del campionato non si sa nemmeno se si gioca con l'età media, con gli under, con gli over, oppure non si sa quanto sono i contributi, se e quando vengono pagati, faccio per dire. Ma questo credo che è stato eletto un presidente molto, molto determinato, Gravina. Io sono convinto che farà bene, e poi soprattutto credo con l'obiettivo principale di tutta la Lega Pro sia quella di portare alle società maggiori risorse, perché credo che paragonata alle categorie superiori, considerando l'importanza di piazze come Rimini, ce ne sono tante in Lega Pro, credo che le risorse che raccolgono le società è davvero poco. Comunque sono molto contento e cercherò di dare il mio contributo insieme agli altri consiglieri. È un tuo punto, come quello del presidente Gravina, il fatto di portare le squadre nuovamente ai gironi, nuovamente a 20 squadre? Ma sicuramente se venisse fatta in maniera molto graduale, non come sarà fatta 2 anni fa falciando la Lega Pro di seconda divisione, secondo me è un'ipotesi che va fatta, però secondo me nell'arco di almeno 3 stagioni, perché non si può poi dopo raggiungere i campionati lotteria dove retrocedono 9 squadre, perché poi il passaggio tra il professionismo e il dilettantismo è qualcosa di enorme, si perde il diritto a partecipare ai campionati nazionali, si perde praticamente tutto, e quindi eventualmente sì, perché chiaramente darebbe alle società l'opportunità di avere molti molti più contributi, però solamente se questo venisse fatto in maniera graduale. Almeno questo mio... No. Tutti a parlare di riportare a 60. Quello parliamo chiaramente del prossimo anno. Quest'anno rimarrà così, almeno poi. Al momento sì, credo sia anche difficile che si possano cambiare, però ci sono state le elezioni, al momento il Presidente si è insediato i primi di gennaio, non abbiamo ancora fatto la prima riunione in Lega. Sì. Visto che si parla sempre delle difficoltà economiche del Rimini, se tu volessi fare un po' di chiarezza, mi sembra sempre il colore del baratro che debba fallire da un momento all'altro. Ma la situazione è inutile nasconderla, è di difficoltà, lo sappiamo, chiaramente quello che è successo quest'estate ci ha messo in una condizione, insomma, di cercare di affrontare un cammino molto, molto difficile. Poi purtroppo abbiamo avuto anche le vicende legate alla cessione del 30% che non ci hanno sicuramente aiutato, e quindi è complicata. Chiaramente abbiamo passato forse i 5 mesi peggiori, perché sostanzialmente dal primo di agosto che si è creata questa situazione, e credo che avremo ancora 1 mese, 2 mesi di difficoltà, e poi spero che ci buttiamo le difficoltà alle spalle e cercare di stare con un po' più di serenità, e che magari qualche trattativa che abbiamo in piedi poi si possa anche definire, e quindi magari anche dare maggiore forza. Però al momento sicuramente la situazione è ancora complicata. Abbiamo pagato tantissime, tantissime cose purtroppo arretrate, credo di cose importanti da pagare sono rimaste 2, speriamo di farcela, però come dici tu è sempre una lotta fino all'ultimo secondo, perché purtroppo non è che troviamo sempre, insomma, grande aiuto, nonostante... parliamo di tutte cose vecchie, però va bene così, insomma, credo abbiamo fatto tanto, speriamo di andare avanti, speriamo di farcela, come ho detto tante volte, un po' una corsa su un terreno minato, ma fino adesso
ci siamo riusciti, speriamo di arrivare fino in fondo sia sotto il profilo sportivo che anche societario, e poi magari poter programmare cose con una serenità diversa da quello che obiettivamente quest'anno è stato per me e automaticamente quindi per la società un anno drammatico, perché comunque è successo tutto il contrario di tutto. Speriamo che si superi questa situazione e che si torni alla serenità, insomma, anche se devo dire la cosa che non condivido con qualcuno dei tuoi colleghi è giustificare poi questo con le prestazioni dei giocatori. Io penso che, faccio ad esempio la Carrarese, che non hanno preso nemmeno il primo stipendio, è quarta in classifica, quindi poi dopo qui i giocatori insomma, per fortuna insomma i stipendi siamo riusciti a pagarli, poi magari c'è qualche rimborso che possiamo pagare con qualche giorno di ritardo, ma questo succede credo poi nel mondo del lavoro, perché poi si tende un po' a mitizzare il concetto che il calciatore non può prendere i soldi un'ora in ritardo. Non è così, il calciatore professionista lo fa di lavoro, ma può capitare a chiunque, a magazziniere, ci sono tanti ragazzi che lavorano con noi che magari stanno in ritardo e ci danno una mano, quindi io sinceramente grande giustificazione sull'aspetto del campo sinceramente non lo condivido, su quello che poi sono le prestazioni dei calciatori non lo condivido, però insomma andiamo avanti, sicuramente abbiamo credo superato i 5 mesi peggiori, secondo me ce ne abbiamo ancora uno o due non facilissimi, difficili ancora, e poi spero che la cosa si metta un po' in discesa. Ma diciamo che le trattative, come ho detto l'altra volta, ci sono, però non do aggiornamenti fino a quando le trattative con qualunque gruppo eventualmente decideremo di far entrare in società siano definite, visto anche poi le recenti brutte esperienze, insomma le cose le faremo solo nel momento in cui saranno totalmente definite. Adesso in questo momento io mi devo preoccupare di risolvere i problemi societari e il direttore e il mister di risolvere i problemi dentro al campo, quindi questi sono gli obiettivi su cui dobbiamo lavorare. Poi sicuramente se arriverà qualcuno che ha voglia di aumentare e dare forza al progetto Rimini, partendo da un presupposto che a Rimini non si viene a prendere ma si viene a dare, saremo no felici, felicissimo di fare spazio a tutti quelli che hanno questo obiettivo. No, ho detto tra delle cose da pagare, abbiamo ancora due situazioni abbastanza importanti che stiamo cercando di definire, per fortuna tante le abbiamo risolte, sì, delle situazioni vecchie pregresse, sì. La cosa che mi ha... Guarda, ti spiego, la cosa che... Cioè, c'è un giro di boa che così bilancia che magari per questo progetto che ha voluto di più, o voi pensate di aver sbagliato e non imparare a... Ma no, sai, quando i risultati sono questi sono tante le cose che non rifaresti, però come diceva giustamente il mister non è bisogna guardarsi indietro, bisogna guardare avanti. Io quello che ti posso dire, la cosa che mi fa più male è sapere quello che noi facciamo tutti i giorni lavorando con tutta la cattiveria, tutta la determinazione possibile, e poi non vedere queste cose in campo, perché poi dopo i risultati, anche domenica io vedo che se ne parla poco, ma secondo me anche sabato c'erano due rigori clamorosi per i Rimini, proprio anche sabato c'erano due rigori clamorosi per i Rimini. Signorini, l'espulsione secondo me era ci poteva stare, ma poteva anche non starci, perché ha preso anche la palla e stava fuori aria, e la fortuna sicuramente non ci ha accompagnato, però la cosa che spero, devo dire che su questo quando siamo stati a cena col mister me l'ha trasmesso proprio quando senti già qualcosa nelle mani, è quella voglia di lavorare. Cioè, io quando sono stato a cena col mister sono convinto che a fine cena lui se c'era un gruppo di 5 persone fuori si sarebbe messo lì a allenare, e questa cosa, sta passione ci deve stare nel campo, ci deve stare con giocatori che vengono qui a dare tutto, e mi dispiace perché secondo me tanti giocatori che sono andati via sono giocatori importanti, ma sono giocatori che qui non hanno dimostrato, perché se siamo quintultimi con la rosa che ci abbiamo, ripeto, poi noi possiamo pure prenderci in giro, però l'obiettivo della società è la salvezza, ma la rosa che avevamo allestito non era sicuramente da quintultimo posto, quindi, però poi dopo il campo parla ed è padrone sempre su tutto.
faccio una piccola parentesi che sono contentissimo per Mastro Nicola, e questo è un altro segnale importante che noi diamo come società a tutto il settore giovanile, perché non è la prima volta che andiamo a prendere il settore giovanile, l'abbiamo fatto l'anno scorso con Dini e con Berardi, l'abbiamo fatto quest'anno con Sapucci il 98 aggregato, guardiamo tutto quello che succede sotto, e il fatto che un allenatore che abbia fatto un lavoro negli allievi nazionali venga portato in prima squadra è il segnale che diamo a tutti i ragazzi che lavorano nel settore giovanile, che a Rimini c'è una continuità, non è, sono due società staccate, settore giovanile e prima squadra, e che se si fa bene, Mastro ha dimostrato insomma di essere oltre che un ragazzo per bene anche una persona che sta cercando di imparare a fare l'allenatore ad alti livelli, e noi siamo contenti che lui possa avere avuto questa promozione, anche se paradossalmente è arrivata proprio quando domenica hai vinto insomma, e quindi sono molto contento per lui ed è un segnale che deve raccogliere tutto il settore giovanile. Ma no, sul sintetico c'hai secondo me dei vantaggi tecnicamente, perché la palla rimbalza sempre bene, perché il campo, la palla scorre bene. Guarda, a San Marino mi sono trovato benissimo, sia come campo che come anche lavoro. C'avevo una bella squadra, potevamo fare di più se non fosse stato per certe cose, però che si sapeva tutti che il San Marino andava da 5 mesi prima a Mancini con l'allenatore Argila, e quindi ha un po' rovinato le cose, però penso che abbiamo fatto tutti insieme un ottimo lavoro e mi sono trovato molto bene.